No, è sempre stato caldo, sinceramente. Quindi, no, dai, diciamo che sono stato contento di che sono rientrato dopo un momento non bellissimo per personalmente, quindi spero di dare ora il 100%, che penso che sia la cosa più importante sia per me e soprattutto per la squadra. Anche se ha avuto due segnali non proprio belli dalla diapettata, a due passi dalla porta timbri il palo. Un secondo dopo fai una cosa meravigliosa e Storari ti risponde così. Che hai pensato in quel momento? Non vuole entrare? Che hai pensato? No, no. Non ho pensato, Sede, che era la partita che anche se avresti tirato, penso, più di due o tre volte in porta, penso che la palla non entrava, quindi sono partite che comunque vanno su certi binari che poi comunque sul 2-0 era difficile poi recuperarla, quindi sicuramente mi ho giocato contro una grande squadra e è venuta qui per fare la partita e niente, complimenti a loro che sono andati in Serie A e noi ora dobbiamo pensare a noi stessi e pensare alla partita di sabato che vale molto di più di un campionato. Non è che l'abbia fatta poi la partita? No, ma neanche più che altro l'abbiamo brutto dirlo anche, però è un po' come sui nostri errori hanno comunque sbloccato il risultato, quindi anche se magari poi la prima palla per fare gol l'abbiamo avuta noi, quindi con Maniero. Quindi, però ripeto, Storari secondo me ha fatto delle grandi parate, ma poi loro giocavano con molta più serenità in confronto a noi, quindi noi avevamo magari la cosa di far risultato a tutti i costi. Però vabbè, è un capitolo chiuso, pensiamo alla partita di sabato che, ripeto, è fondamentale per il nostro proseguo del campionato. Bisogna tornare a fare gol, nelle ultime quattro partite segnano un gol solo. Normale, bisogna far gol per portare a casa il risultato. L'importante, ripeto, è vincere questa partita e poi sappiamo la forza che abbiamo in casa, quindi l'ultima poi ce la giocheremo, penso, con il Trapani e lo scontro diretto per il posizionamento della classifica. Quindi, ripeto, però prima pensiamo a Brescia che nessuno ci regala niente e andremo lì per prendere i tre punti. Se segni tu però guardi il tuo record, no? Sì, nel senso spero di fare gol e di tornare al gol, quindi mi manca da troppo tempo, quindi un po' sta cosa mi fa soffrire, perché comunque come ho sempre detto io vivo per il gol, quindi è una cosa che mi manca da tanto e spero sabato di tornare al gol o se non tornare al gol comunque di dare un contributo importante alla squadra. Tu qualche mese fa parlavi di 10 gol, 12 gol. Sì, no, ma ti dico, se avrei avuto magari quel problema lì che mi ha tenuto fuori tanto tempo, non per fare il di più, però penso che ci sarei arrivato. Quindi ho avuto questo problema che comunque mi ha tenuto a lungo fuori tanto tempo, e sicuramente mi è dispiaciuto. E niente, la cosa più importante, ripeto, è tornare a fare quello che facevo prima all'inizio dell'anno, che penso che sia la cosa più importante. Quindi ora mi sento bene, sto bene e ripeto, speriamo di arrivarci in doppia cifra. Ma Puskas comunque è un giocatore di qualità, di talento, un ragazzo che ha voglia, quindi penso che ci darà una grande mano. Come, comunque, tatticamente parlando. Sì, no, ma anche tatticamente comunque non gli si può dire niente, anche comunque quest'anno non ha giocato tanto, anche perché davanti aveva... Come vi dovete... Quello poi vedremo negli allenamenti, comunque già c'è un po' di intesa, quindi è normale che quando un giocatore non gioca da tanto tempo comunque non è che si trova subito benissimo, quindi ha bisogno del tempo, quindi, però sono sicuro che sicuramente sabato farà una grande partita, ma il peso della partita, quella è la cosa fondamentale, tutti noi sappiamo che sabato non possiamo sbagliare, penso soltanto alla maglia del Bari e fare bene col Bari e raggiungere un obiettivo che non sto qua a dirlo perché si dice già troppe volte, quindi poi sono scaramantico, quindi
Non, sicuramente non mi interessa cosa diranno gli avversari, i tifosi, fa parte del gioco. E... lei così Marco Romizzi, no, mi ha detto Fabio, leggila perché lo stanno seguendo in diretta i compagni. No, lo faccio parlare ora, perché dopo non parla, capito? Parla dietro a un telefono. Sto stempiato. La mandata ci ha messo in difficoltà, per non dircela, ma una squadra sbarazzina, giovane, cose. Che prezzo ti aspetti oggettivamente, al di là di quello che si dice, daranno anima per vincere, ma che prezzo ti aspetti? Ma sicuramente anche all'andata penso che abbiamo fatto una partita, penso che è stata una partita come quella di Cagliari, comunque abbiamo, secondo me, fatto una buona partita dove siamo passati addirittura in vantaggio, poi c'è stata una specie di blackout dove comunque non siamo riusciti a chiudere la partita, abbiamo preso il primo gol. E poi abbiamo perso la partita e lì è stato un po' poi un tracollo. Ti aspetti per domani? Ma l'ho già detto, secondo me non sarà una squadra che non ci regalerà niente. E... salutiamo Dezzi e Mie Cocò. Sicuramente, sì, no, sicuramente non ci regaleranno niente, anche se loro sono fuori da tutti i giochi, quindi cercheremo di portare a casa i tre punti, che penso che sia la cosa più fondamentale. Di quanto sei contento che non c'è mai? Quanto è? Ora sono contento che sei andato. No, sicuramente è un giocatore importante per noi, è fondamentale. Se mi rientri il più presto possibile. Mancherà, però sono sicuro che dall'altra parte ci sarà. Io volevo rifare la domanda di prima, forse non ci siamo capiti. Cioè, Puskas va servito in maniera diversa, in questo senso. Sicuramente cercheremo di metterlo nelle condizioni migliori a Puskas, quindi cercheremo sicuramente di fare una partita più all'attacco. Quindi anche perché noi, ripeto, abbiamo bisogno di vincere. E sono contento. Ormai da una settimana che dopo Cagliari che penso a questa partita qui, perché è come se fosse la partita di un cambiamento importante, perché dopo si arriva alla partita col Trapani che penso che sia anche lì una partita importante e poi si inizia subito, quindi se si arriva terzo o quarto è una settimana di recupero, poi se nel caso non succede, inizi subito, lì poi sono tutte finali. Tu mi senti male dopo quello scontro su Facebook con un tifoso, tu hai in qualche modo giustificato le tue prestazioni, ma io è da tempo che ero alle prese con la pubblicità, poi sei andato fuori, una parte diciamo della tifoseria dell'opinione pubblica ha anche visto male, no? Giudicato male questa tua scelta di andare via, poi sei tornato. Partiamo dalla domanda: come stai? E poi se vuoi un po' ricostruire tutto questo periodo. Era dall'inizio dell'anno che avevo questo problema qui e quindi ma nessuno lo sapeva. Sono arrivato a un certo punto che non ce la facevo più, non perché abbiamo perso tre partite, perché che molti persone hanno detto che avevo paura della contestazione, che tanto la contestazione l'ho fatta anche l'anno scorso, quindi... Tu sei stato uno dei protagonisti del girone di andata, no? Adesso è la parte cruciale invece del girone di ritorno, si spera ovviamente dei playoff vissuti da protagonista. Questa responsabilità, tu sei sicuramente uno dei giocatori con più qualità. Ma penso tutta la squadra avverte questa responsabilità, non solo io. Quindi tutti noi giocatori, dal primo all'ultimo, da chi gioca o non gioca, ognuno di noi ha una responsabilità importante. Quindi per arrivare a un grande obiettivo dobbiamo essere tutti sul pezzo, concentrati e giocarci partita dopo partita. Solo così puoi raggiungere un grande obiettivo. Davide? Sì, Giuseppe. Ricordiamoci un attimo a quello che dicevi prima, tu questa piazza è sempre stato molto legato, quest'estate peraltro sei voluto tornare tu, avevi anche varie offerte, hai sempre detto io voglio raggiungere l'obiettivo con il Bari perché così il Bari poi mi deve tenere su, perché questo prevede il tuo contratto. Quello che è successo in questo periodo ha un po' cambiato il tuo modo di pensare, o il tuo legame con Bari è sempre quello, è sempre forte e ci vuoi restare nell'altra categoria? No, io se dall'inizio dell'anno ho fatto questo tipo di contratto è perché comunque voglio tornare a giocare in Serie A con questa squadra e con questa maglia, quindi
se no non ha, è stata la mia decisione, perché nessuno me l'ha imposto, magari metto facciamo così, sono stato io a dirlo. Quindi sicuramente non è cambiato niente, non è che perché quattro persone mi vengono a insultare, mi vengono a dire determinate cose, a me cambia la vita o che cosa, anzi mi dà più forza.